È stata presentata questa mattina la 15ª edizione del Negro, il festival di musica e cultura etnica in programma nelle Grotte dell'Angelo di Pertosa dal 26 al 29 agosto prossimi. Presenti alla conferenza stampa di presentazione il direttore artistico della Kermesse Dario Zigiotto, il sindaco di Pertosa Michele Caggiano, il consigliere regionale Donato Pica, il presidente della Fondazione Midda Francesco Antonio Doriglia e il consigliere provinciale Rocco Giuliano. Tanti gli ingredienti della 15ª edizione, il 26 agosto. I riflettori si accenderanno alle ore 22 con le esibizioni dei Ludolfin. Il 27 agosto invece la guest star del festival sarà Monio Vadia con il suo progetto artistico Ebrei e Zingari, dedicato alla musica degli esuli. L'attore sarà anche protagonista nel pomeriggio di un'anticipazione del suo ultimo cortometraggio Alma Storia, ambientato nel contesto lucano della Val d'Agri. Il palco principale del 28 agosto sarà invece dedicato alle zampogne lucane e cornamuse asturiane, con gli Ethnos, gruppo musicale di ricercatori della tradizione lucana, e il musicista internazionale Evia. Gran finale il 29 agosto con il concerto di Teresa Desio, impegnata con il Due Sicilie Tour, progetto artistico che disegna una convivenza transgenerazionale tra folk e rock. Accanto agli artisti principali, all'interno delle Grotte dell'Angelo sarà allestito inoltre il palco di Antrosuono. Si tratta di un'iniziativa che da 5 anni porta tra stalattiti e stalagmiti le sonorità più particolari. Il tema di quest'anno sarà corde e vibrazioni, e per i nottambuli, come ogni anno a tarda notte, si apre la DJ set in collaborazione con il festival Voci dal Sud.